La parola di Dio mi avvicina a Dio. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Con grandissima gioia vogliamo accogliere il dono della parola di Dio e del Vangelo che la liturgia oggi ci offre. Leggiamo insieme il Vangelo secondo Luca, capitolo 8, dal versetto 19 al 21. In quel tempo andarono da Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose loro: mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Amen. Ecco che oggi abbiamo ascoltato questo episodio, potremmo dire, familiare nella vita di Gesù. Anche in questa evangelizzazione dove entrano Maria, la madre di Gesù, e, secondo il linguaggio semitico di quel tempo, i fratelli, che non sono solo sorelle e fratelle dello stesso padre e madre, ma in questo caso sono i cugini di Gesù, che insieme alla madre sono venuti da lui. Ecco che lo stanno cercando e i discepoli dicono: Gesù, fermati un attimo, dedicati a loro, perché vogliono parlare, vogliono stare con te. A differenza di Marco, qui non c'è una fase antitetica in cui i fratelli di Gesù, i suoi parenti, dicevano: è andato fuori di testa, andiamo a prenderlo per farlo ritornare in sé. Ma c'è una narrazione più neutrale. Sono venuti per stare con lui, per salutarlo. Gesù coglie questo aspetto e questa espressione da parte dei discepoli dicendo: Gesù, guarda, c'è la tua famiglia. Dicendo: mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Ecco che Gesù oggi ci fa entrare in un mondo forse a noi sconosciuto, il mondo della consanguinità nostra con Dio. È qualcosa di particolare. E finché pregavo questi versetti, questa parola di oggi, ho avuto proprio questa esperienza meravigliosa, spirituale, con il Signore. Cioè di come attraverso le parole di Gesù, di come attraverso il nostro mettere in pratica, vivere ciò che Lui ci ha detto, ci rende parenti stretti di Dio, consanguinei Suoi. Noi conosciamo questo aspetto molto bene nelle nostre case, nelle nostre famiglie. Quanto è importante l'essere marito, moglie, figlio, cugino, zio, nipote, suoceri, li conosciamo molto bene. A volte sono dei buoni legami d'amore, di comunione, d'accordo, altre volte ci sono dei grandi disagi, causati anche da questo, da una consanguinità. E ci ritroviamo ad avere simpatie o antipatie. Però inevitabilmente siamo legati, anche se un nostro parente non ci piace, ci è antipatico, ci ha fatto qualcosa contro di noi, noi abbiamo un legame stretto con lui e non ci possiamo fare nulla. Lo rivolgiamo al positivo, pensate, che bello avere un parente con cui andiamo d'amore e d'accordo nella nostra famiglia, nella nostra casa, essere sempre in questa pace e comunione, lo rivolgiamo verso Dio, questa consanguinità. Ci rendiamo conto che noi possiamo essere i fratelli di Gesù.
figli del Padre in Gesù. Perché? Perché Lui si è donato per noi, perché Lui ci ha donato la Sua parola e Gesù dice: io vi do un modello, io vi do un esempio bellissimo, lo ha detto Gesù oggi, è Maria, colei che ha ascoltato la parola di Dio attraverso l'angelo, ha creduto nell'adempimento della sua promessa e l'ha messa in pratica nella sua vita. Ecco che anche noi abbiamo e possiamo avere questo privilegio. Lo dice il Vangelo, lo dice Gesù stesso oggi per te e per me. È questa parola che io devo ascoltare ogni giorno con fedeltà, con perseveranza. Non basta una volta alla settimana, quei pochi versetti che ascoltiamo la domenica durante la celebrazione. Non basta una volta al mese, ogni tanto, quando mi sento in bisogno di ascoltare che cosa Dio mi dice. Ma ogni giorno, perseverando con la parola che mi nutre, che mi riempie, e mettendola in pratica, proprio come stiamo facendo con questi commenti da quasi 3 anni, giorno dopo giorno, questo mi rende consanguigno di Gesù. Che è figlio di Dio, che è Dio, mi rende consanguigno di Dio. Guardate che è una cosa meravigliosa. Non è solo da riflettere, ma è da vivere. Vivere l'ascolto della sua parola con il nostro cuore. Perché è questo che fa in modo che noi sentiamo Dio vicino a noi, che noi sentiamo Dio che è al nostro fianco, che non ci abbandona. È il nostro amico, è il nostro fratello. Invece tutte le volte che noi abbandoniamo la sua parola, o l'ascoltiamo e non la mettiamo in pratica, o lo trascuriamo, è chiaro che ci sentiamo lontani da Dio e diciamo: Dio è lassù, io sono qua giù. Ma chi ascolta la sua parola e la mette in pratica, fratello, sorella e madre di Gesù. Questo potremmo dire che oggi è una rivelazione shock, molto forte, ma è vera, è da sperimentare. Allora vi invito, carissimi amici, insieme ad aprire le nostre braccia, accogliere il Vangelo di Dio, accogliere questa proposta e dirgli: grazie, Signore Gesù. Grazie per il Vangelo di oggi. Grazie per le Tue parole. Signore, riconosco che non sono stato molto fedele alla Tua parola, molto perseverante nell'ascoltarti. Oggi voglio decidermi di non lasciare mai la Bibbia, la Tua scrittura che mi hai donato. E voglio impegnarmi anche a metterla in pratica, giorno dopo giorno, per fare esperienza che Tu sei il mio fratello, Tu sei il mio amico, e insieme siamo una famiglia. E io Ti sento vicino a me. Per questo Ti chiedo, donami oggi il Tuo Spirito Santo, che mi apra gli occhi, che illumini il mio cammino e mi faccia vivere secondo la Tua parola, come ha fatto Maria. A Te l'onore e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Allora, carissimi amici, lo slogan di oggi è forte e tocca la nostra vita. La parola di Dio mi avvicina a Dio. Non molliamo, non abbandoniamo, non trascuriamo la sua parola. Nella lettera di Giacomo 4:8 si dice: avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Avviciniamoci, stiamo sempre in comunione con la parola di Dio e sentiremo sempre il Signore al nostro fianco. Grazie per avermi accolto e auguro una buona e benedetta giornata. Ci vediamo domani. Ciao! Parlami, Signore, ti ascolto.